Buongiorno a tutti, mi chiamo Fabrizio Tresoglio e sono responsabile scientifico di Fondazione M Gruppo 2A. Vi do il benvenuto all'interno degli archivi storici AM, ecco da distanza, ma mh, da, questi archivi che abbiamo da poco rinnovato e riaperto alla pubblica consultazione. Data l'occasione, purtroppo eh, lo stato emergenziale, eh, non possiamo festeggiare insieme con delle visite eh, questo momento. Ma devo ringraziare veramente di molto rete fotografia per averci dato ancora una volta l'occasione per poter eh, divulgare e valorizzare il nostro patrimonio con un, con un evento in particolare dedicato al nostro archivio storico fotografico M, di cui vi parlerò oggi, vi narrerò eh, come si è generato, quali sono stati le fasi eh, di continuità e di discontinuità che hanno prodotto questo patrimonio fino ad arrivare ad oggi. Ecco, eh, ci tengo moltissimo a ringraziare Rete Fotografia, che è sicuramente una delle tante reti con cui, adesso vedrete in, nella slide successiva, su cui eh, Fondazione eh, collabora. Eh, Lavorare in rete ci permette di avere momenti di, assolutamente, di, di confronto e condivisione, non solo per scambiarci eh, notizie e attività, ma soprattutto per condividere il nostro patrimonio culturale e quindi ci fa molto piacere ancora una volta far parte dell'edizione di Archivi Aperti e poter parlare di questo, di questo patrimonio. Ecco, prima eh, però di mh, intraprendere il nostro viaggio all'interno dell'immagine dell'archivio, due parole su, su Fondazione M. Fondazione M è stata istituita nel 2007 eh, allo scopo di preservare e valorizzare il patrimonio storico culturale dell'azienda elettrica municipale di Milano. Una delle più importanti aziende energetiche italiane, istituita nel 1910 allo scopo di emancipare energeticamente il comune di Milano dalle alte tariffe monopolistiche delle società private, trovando subito nel, nell'idroelettrico un eccezionale volano di sviluppo. Fu così che dagli anni 20 in poi eh, l'azienda costruì impianti idroelettrici in alta Valtellina, eh, recuperando l'energia per lo sviluppo della città di Milano energia che incrementò soprattutto nel secondo dopoguerra e garantì così eh, le, le, sia la ricostruzione che il boom economico successivo. Eh, negli anni Ottanta l'azienda cambiò, eh, da azienda elettrica municipale assumendo il servizio gas si trasformò in un'azienda energetica, quindi AMM l'acronimo rimane lo stesso, ma cambiano i servizi. Si diversifica, eh, si privatizza negli anni 90 fino a poi fondersi con un'altra grande eh, società, eh, azienda municipalizzata come ASM di Brescia nel 2008 e fondare il, il gruppo A2A. Oltre alla tutela del, del proprio patrimonio storico, eh, la fondazione si occupa anche di formazione specialistica, di ricerca scientifica e soprattutto di didattica nei campi della sostenibilità energetica e ambientale. Dove svolge queste attività della didattica? Le svolge all'interno della nostra sede operativa di Casa d'Energia e dell'Ambiente, che è una storica sottostazione elettrica riconvertita a museo interattivo dell'energia per le scuole e in luogo di promozione anche degli archivi storici di AM. Ma invece dov'è presente il nostro archivio? Il nostro archivio è situato all'interno dell'ex centrale termoelettrica di Piazza Trento, un luogo eh, eccezionale eh, della modernità di Milano. A testimoniare ciò ehm, cito solamente le tre, le, i tre capolavori di Umberto Boccioni, Officina, Porta Romana, La Strada Interna Casa e in Materia. Umberto Boccioni ha abitato in via di G23 proprio di fronte alla centrale dal 1909 al 1912 e ha potuto eh, immortalare questo simbolo di modernità. La centrale infatti fu avviata nel 1905 per fornire subito, prima ancora della nascita della municipalizzata fornire energia al comune di Milano per l'illuminazione pubblica È una centrale a integrazione quindi eh, si poteva attivare solamente in alcuni momenti particolari di carenza dell'energia Neg negli anni 50 fu dismessa, furono abbattuti i locali a caricamento autom automatico e a manuale le altissime ciminiere ma eh, l'edificio storico eh, rimase immutato si trasformò in sottostazione, in uffici e, e alla nascita della nostra funzione, accolse poi eh, tutto il patrimonio iconografico che ha ereditato la fondazione quindi un luogo importantissimo ancora oggi epicentro di un cambiamento nella città essendo situato all'interno degli scali ferroviari di milano e proprio nel, nell'ambito del progetto del rinnovamento del, del, degli scali soprattutto quello di porta romana eh, attualmente l'azienda ha un grosso progetto di rinascita del nuovo hub aziendale e come ehm, vediamo nell'immagine successiva. Proprio in questi ultimi anni abbiamo uh, ristrutturato i, gli ambienti di conservazione, ehm, ottimizzando gli spazi in modo tale da poter accogliere ancora più materiale archivistico, con una divisione dei locali, ehm, per esempio un locale di eh, consultazione, da dove vi parlo adesso, e invece eh, un locale invece di preservazione con eh, all'interno tutta la parte dell'archivio cartaceo, fotografico e così via. Ecco, speriamo proprio nei prossimi. Anni di potervi accogliere all'interno di questi locali e di poter sviluppare tantissime iniziative. Ecco, passando eh, a, invece al patrimonio storico culturale. Una impresa eh, centenaria come M naturalmente non ha eh, sviluppato solamente eh, una crescita eh, economica, reddito, una crescita sociale, ma ha generato nel corso degli anni progressivamente un cospicuo patrimonio, patrimonio storico-culturale. Quello che parlerò oggi, naturalmente l'archivio storico fotografico AM che consta circa di 180.000 documenti fotografici, ma non è il solo. Eh, cito per esempio l'archivio storico amministrativo di circa 350 metri lineari, un lavoro, lungo lavoro che è stato avviato nel 2010 e portato a termine nel 2017, ma ancora in, in corso di lavorazione per alcuni piccoli fondi che riceviamo periodicamente. Abbiamo una, un cospicuo archivio filmico con 500 unità pellicolari. Anche qui abbiamo avviato un lungo progetto di preservazione dei, del, del, del fondo pellicolare, eh, recuperando più di 100 eh, i filmati storici, che un lungo progetto pluriennale di cui daremo notizia proprio con la settimana della cultura d'impresa questo novembre con un convegno online dedicato ai film di AM. Possediamo un archivio di fonti orali. Eh, fonti orali che sono state recuperate eh, grazie al lavoro svolto durante il centenario dell'azienda nel 2010. Un patrimonio archeologico industriale, eh, che ho citato prima, Casa dell Energia dell'Ambiente, ma anche la, la, naturalmente la centrale di Piazza Trento. Eh, non solo, anche in Baltellina, mi piace ricordare la centrale dismessa di, di Fraele, che è epicentro di eh, itinerari di turismo industriale. Abbiamo una quadria. Con nomi anche di un certo livello, pensiamo a Mucchi, pensiamo a Dino Lanaro, a Baldassini, abbiamo una biblioteca eh, con tutte le pubblicazioni che sono state eh, edite dall'azienda dalla, dall e da fondazione negli ultimi anni, e una collezione sulla storia del, di, sulla storia del gas. Ecco. Entrando nello specifico invece nell'archivio storico fotografico, eh, mi piace sempre, mh, per parlare di questo patrimonio, citare un, uh, un testo realizzato dalle due brave archiviste che hanno uh, svolto il lavoro di riordino eh, di, cui, di questo straordinario patrimonio. Perché secondo me in questa, in questa frase c'è un po' tutto, c'è condensato qual è il, il significato del nostro archivio: mostre, pubblicazioni, iniziative didattiche che abbiano per oggetto la storia dello sviluppo economico, produttivo, urbanistico di Milano e della Lombardia, sono occasioni in cui questo fondo può risultare prezioso, quando non indispensabile. Ecco, questa è la perfetta sintesi di quello che è presente all'interno del nostro archivio. Un archivio, come vediamo, che è composto da 180.000 immagini fotografiche, eh, immagini, eh, un archivio mh, vincolato dalla soprintendenza archivistica, che non rappresenta, come vediamo nell'immagine successiva, non solo eh, ehm, la storia di un'azienda municipalizzata, ma anche eh, la storia dell'elettricità a Milano, la crescita industriale, sociale ed economica di Milano e della Lombardia. Nella slide successiva eh, possiamo vedere un po'. Qual è stata la, la storia, in effetti, degli interventi che si sono uh, in piano succeduti per, per l'archivio? Eh, innanzitutto, l'archivio fu salvaguardato da M eh, a metà degli anni Ottanta, grazie a un pionieristico intervento di Riol e azione. Ricordiamoci che siamo in anni in cui la fotografia non era ancora considerato veramente un bene culturale. Poi scopriremo perché l'azienda ha fatto questo intervento in, in tempi così plenioristici. Eh, il patrimonio si può consultare su tre livelli di fruizione: possediamo un armadio di consultazione dei positivi e delle copie, eh, dove le immagini sono classificate per diversi soggetti, in cui è possibile fare quindi una, una ricerca anche fisica, materiale eh, a seconda del tema. Abbiamo un archivio di conservazioni per i negativi e per le lastre. Naturalmente, per questi, per questi materiali, eh, bisogna accederci con, con molta cautela e con uh, ulteriori eh, autorizzazioni. E poi abbiamo un terzo livello importantissimo, che è quello dell'archivio digitale perché a partire proprio dagli anni 2000, prima l'azienda e poi la fondazione, ha, ehm, ha varato un lungo progetto di digitalizzazione del patrimonio fotografico rendendo disponibili su tre diverse risoluzioni circa 21.000 immagini. 21 Ecco, mh, le nostre attività, quello che facciamo al di là del supporto naturalmente all'azienda su diversi fronti, eh, mostre, pubblicazioni, eventi culturali, attività di ricerca, sempre con un approccio multidisciplinare e trasversale ai vari patrimoni conservati. Questo naturalmente in collaborazione con università, associazioni culturali e altri archivi di impresa. Eh, vi, eh, vi faccio vedere questa schermata per eh, invitarvi ad andare sul nostro sito sito di Fondazione M ed entrare all'interno del nostro piccolo gestionalino che è stato realizzato anni fa per poter consultare delle 21.000 immagini digitalizzate una piccola parte, 6.000 immagini che però sono disponibili con, con un motore di ricerca e, e che vi possono dare l'idea della complessità di questo archivio. Vi anticipo che in questi anni eh, per gli anni futuri stiamo già lavorando in collaborazione col Centro per la Cultura d'Impresa, IDM Cultura a un lungo progetto per un nuovo gestionale che possa tenere tutto il patrimonio iconografico digitalizzato ad oggi quindi non solo le 21.000 immagini dell'archivio fotografico ma per esempio anche le, i, le centinaia di filmati che abbiamo appena adesso salvaguardato, in modo tale da dare la possibilità di un accesso maggiore a questo patrimonio naturalmente un accesso a vari livelli, con varie autorizzazioni, ecco, e, e questo è veramente importante per poter dare la possibilità a tutti di poter, eh, al di là di venire qui in archivio e vedere eh, le immagini, ma anche da, da casa e da remoto poter eh, navigare all'interno di questo patrimonio immenso. Eh, andando eh, invece riguardando a, a, alle stagioni del, dell'archivio, come si è generato questo patrimonio. Eh, eh, è importante segnalare come ci sono state continuità e discontinuità nel, nel corso degli anni. In particolare possiamo identificare tre fasi, una prima eh, che parte dagli anni 20 e arriva alla Seconda Guerra Mondiale, una seconda che coincide con quella della ricostruzione del boom economico e una terza invece con gli anni 80. Eh, partendo dalla prima fase... Mm, già subito dagli anni 20 l'azienda chiama i grandi fotografi eh, di fotografia industriale del carico di Antonio Paoletti, Vincenzo Argozzini, Gianni Moreschi, Giuliano Chiolini, a documentare le grandi realizzazioni che M stava compiendo sia in Valtellina per l'incremento della potenza elettrica in Alta Valle, sia a Milano per l'adeguamento del sistema di distribuzione. Sono immagini che raccontano uno stato dell'arte certamente sì, tecnico e lirico, naturalmente specchio anche di una celebrazione dell'impresa. Ecco, in particolare, durante il periodo fascista, A.M. Viene, verrà strumentalizzata fortemente in occasione di eventi e visite pubbliche per generare consenso verso il, il regime fascista, naturalmente in una città che non aveva mai aveva visto nascere il fascismo, ma non aveva mai dato piena adesione, essendo una città popolare. Non aveva mai dato adesione al regime, ehm, per generare consenso con la realizzazione di imponenti illuminazioni e giochi d'acqua che raccontavano il potere, da un certo punto di vista, idroelettrico dell'impresa. Eh, giochi d'acqua e illuminazioni particolari che furono documentati dagli stessi fotografi dell'impresa questo perché nel, nel 28 eh, viene chiamato, a presiedere M, eh, viene, eh, chiamato vi, viene nominato presidente di M Albino Pasini eh, uomo del Politecnico organico al regime fascista eh, che vede subito l'opportunità di trasformare M in uno strumento, uno strumento forte di propaganda e, e In questo caso, oltre alla documentazione del, delle opere eh, idroelettriche che si stanno svolgendo in Valtellina, eh, invita anche i fotografi a documentare le cerimonie pubbliche e le visite ufficiali dei girarchi di Benito Mussolini. E tra, um, tra, nelle, um, uno dei fotografi. Eh, più importanti di questo periodo è sicuramente Antonio Paoletti. Beh, Antonio Paoletti non ha bisogno di presentazioni, Livornese, eh, forse il più grande fotografo industriale di, di, del degli anni 30 insieme a Vincenzo Argozzini eh, lui collabora con diverse, con diverse imprese collabora anche con le concorrenti con la società Edison eh, collabora con l'istituto autonomo Case Popolari eh, è, un, è un grandissimo fotografo soprattutto di architetture e per l'impresa eh, documenta soprattutto la parte di cantiere e la parte di, di celebrazione proprio del, del, del regime fascista eh, in particolare in questa slide potete vedere l'immagine simbolo, simbolo del nostro archivio, che è la famosa P0001, che rappresenta la centrale, proprio la cent dove siamo adesso, la centrale di Piazza Trento. In questo collage che abbiamo ideato nel 2010 per la celebrazione dei 100 anni di A.M., in cui eh, potete vedere come Paoletti ha eh, preso, ci piace naturalmente immaginare, non stiamo dicendo che Paoletti è salito sul balcone di Boccioni e ha fatto la foto da lì, ma naturalmente molto vicino, ha eh, ricreato la stessa visuale del, del grande artista futurista. Ecco. E, e in questo gioco di, di citazioni oppure di nostre proiezioni Naturalmente, in questo momento in cui rivediamo queste immagini, eh, ci piace vedere anche eh, l'immagine del carretto che rimanda tanto all'iconografia futurista. Ecco, quindi potete vedere quanto queste immagini poi hanno delle connessioni con altre direttrici che passano dalla storia dell'arte alla storia della città. E sopra questa immagine. Ce n'è un'altra che è quella sempre della centrale di Piazza Trento, vista da sud dello scalo di Porta Romana, ma un'immagine un non è di Pauletti, è un'immagine molto antecedente. Perché l'ho messa? Perché eh, sì, Paoletti inizia a lavorare per AM all'inizio degli anni 20, quindi eh, era uno dei primi fotografi a collaborare con l'impresa, ma in verità esiste un fondo precedente, è stato scoperto proprio eh, intorno, proprio dieci anni fa, in, in occasione delle celebrazioni di AM, eh, di piccole lastre. Eh, con le raffigurazioni degli impianti, dei primi impianti dell'azienda elettrica municipale. Queste erano lastre che erano state commissionate direttamente da alcune riviste eh, importantissime, riviste tecniche di allora. Ne cito alcune come il monitore tecnico, il politecnico, l'elettrotecnica, l'energia elettrica. All'interno di queste pubblicazioni vi erano saggi eh, eh, dedicati agli impianti di AM, e furono commissionate proprio queste, eh, dagli stampatori, queste immagini, queste piccole lastre, poi adesso... Fanno parte eh, anche queste del nostro patrimonio. Quindi, prima di arrivare alle commissioni, diciamo così, eh, volute eh, con anche un'intenzione di tipo politico, abbiamo presente anche queste, 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 questi importanti patrimoni. Ecco nella slide successiva potete vedere come Paoletti poi ha documentato in, con, con grande classe e con suo stile inconfondibile eh, gli, gli impianti industriali a Milano e Valtellina in particolare questo primo piano della scultura dell'elettricità dello scultore Andreoletti sulla ricevitrice sud di Milano del 1934, oppure il pozzo piezometrico della centrale del Roasco eh, che vedete in alto, eh, in alto a destra ehm, centrale impianto Progettato dal grande Piero Portaluppi nel 1922, o sotto la storica eh, centrale idroelettrica di Grosotto, che è stata la centrale che poi ha dato l'avvio eh, all'istituzione vera e propria dell'azienda elettrica municipale nel 1910. Inoltre, nella serie successiva, ehm, Potete vedere quali sono stati invece altri spunti che troviamo nel patrimonio di, di Antonio Pauletti. Eh, l'illuminazione, l'illuminazione creata ad ocre in occasione delle visite ufficiali dei gerarchi e di Benito Mussolini nel Duomo di Milano, quindi, queste grandissime installazioni realizzate da M a scopo celebrativo. Ma non solo, vediamo anche l'illuminazione del, del rettorato del Politecnico di Milano, nella sua nuova sede di città studi durante l'inaugurazione del 27. Oppure, eh, per la settima triennale, eh, al, queste straordinarie cascate che vengono realizzate da M sopra il Palazzo dell'Arte. Ecco. Lo studio Antonio Pauletti eh, continuerà eh, la sua attività per AM fino alla sua morte nel 1943, poi sarà portata avanti da Mario Zacchetti che proseguirà eh, a documentare l, l, la, la, in particolare la ricostruzione, il boom economico fino a metà del, degli anni 50. Un altro fotografo importantissimo di questa fase è sicuramente Gianni Moreschi e su Gianni Moreschi eh, c'è una bellissima storia da raccontare. Fino a pochi anni fa, all'interno del, del nostro archivio, Gianni Moreschi non aveva nome, era conosciuto come Moreschi Vecchio. Questo perché noi possediamo un altro fotografo di, con cognome Moreschi, ma è un Paolo Moreschi di cui parleremo dopo. E, mh, nel contempo vi ho raccontato prima del, del processo di integrazione di Holden dell'archivio Caltaceo grazie a questa attività è stato possibile incrociare la documentazione fotografica a quella Caltacea e riscontrare che questo Moreschi vecchio non è altro che Gianni Moreschi quindi un, un, un un fotografo eh, veramente di Vaglia, eh, fotografo della Casa Reale, è stato anche, poi, nel dopoguerra, fotografo del, addirittura del Festival di Sanremo. E a Gianni Moreschi, eh, Albino Pasini, chiede l, di documentare tutto come fosse un lungo. Un, catalogo eh, tutti i luoghi storici dell'azienda, da Milano alla Valtellina, come vedete in queste due immagini, dalla ricevetrice Nord di Precotto, costruita nel 1932, adesso eh, vedete nell'immagine completamente nel nulla, nell'erba, adesso assor completamente assorbita della città e invece nell'altra immagine la stupenda centrale del Roasco opera di Portaluppi che ben si, eh, si relaziona con il castello Visconti Venosta e creando un dialogo irripetibile bellissimo addirittura in un certo senso ironico con l'ambiente circostante. Oltre a Gianni Moreschi, eh, eh, assieme, scusate, assieme a Gianni Moreschi e, e, e Antonio Paoletti, Collaborerà alla realizzazione di, di una trentina di album storici anche a Ragozzini. Ecco. Eh, su Ragozzini eh, mi piace eh, citare eh, un, un lavoro recente che è stato fatto da una brava tesista su, eh, su proprio su questo fondo che inizialmente pensavamo fosse limitato e che in verità si è dimostrato molto più ampio eh, con diverse immagini che sono state utilizzate soprattutto all'interno di un patrimonio unico come quello degli album storici che vedete in sotto Ve ne faccio vedere uno anche in telecamera, solo per farvi capire la, la bellezza e, e la maestosità di, di questi oggetti che sono stati restaurati e completamente digitalizzati. Parte di questi eh, album furono realizzati durante, durante il ventennio e, anche qui, a livello politico, furono regalati uh, a esponenti del regime e della politica locale e nazionale. Esistono diverse repliche. Di, 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 di questi oggetti che sono stati poi lasciati in dono sia a Benito Mussolini che non anche al Podestà di Milano mentre eh, una piccola parte di questi album sono poi invece stati recuperati e portati avanti invece nel secondo, nel, nel secondo dopoguerra eh, per quanto, ecco, ci tenevo a citare la questione di, di, di Vincenzo Ragozzini perché eh, questo testimonia come a volte l'impegno dei tesisti e degli studiosi all'interno di un archivio può a volte dare, dare la possibilità di scoprire eh, fondi nuovi, eh, dare nuove scoperte e possono assolutamente aprire eh, vie nuove di ricerca. Ecco. E su questo ringrazio molto Ilaria Calamera che ha lavorato su questo, su questo fondo. Passando invece a, a Giuliano Chiolini, ecco Giuliano Chiolini, è un altro grande nome della fotografia industriale pavese e proprio a Pavia è presente un bellissimo archivio che testimonia la sua attività professionale. Diciamo, Giuliano Chiolini è stato quasi un. Un fotografo di passaggio per l'azienda tra la prima e la seconda fase. E infatti, Guillermo Credini vengono commissionate ben cinque campagne fotografiche dedicate alle centrali in caverna, che stava realizzando centrali in caverna intendo centrali all'interno della montagna che stava realizzando a M. Che stava realizzando a me verso la fine degli anni 30 e, e, e tutti i grandi lavori idroelettrici in corso per la realizzazione dei, dei grandi bacini di, della diga di, di San Giacomo e poi dopo quella successiva di Cancano 2, in alta Valtellina. Abbiamo di fronte con Guglielmo Curini delle immagini spettacolari che ci danno veramente un'idea dell'epica eh, del lavoro di quei tempi. Lui continuerà eh, proseguirà la collaborazione anche nei momenti difficili della guerra, fino a poi eh, proseguire anche con la fase successiva. Fase successiva che eh, è assolutamente diversa rispetto a quella che abbiamo visto, caratterizzata dal, dal ventennio. Innanzitutto, eh, abbiamo un uomo nuovo come Roberto Tremelloni, ministro, uomo chiave del piano Marshall e con lui si apre una nuova stagione iconografica, oltre che industriale, con i suoi piani di sviluppo eh, idroelettrico in alta valtellina. Innanzitutto viene costituito finalmente, ufficialmente, uno studio fotografico, quindi inizia una primordiale attività di inventariazione. Ma cambia un po' il ritmo e cambiano i soggetti. In particolare, non sono più grandi fotografi professionisti eh, ad occuparsi della documentazione. Ma eh, al di là naturalmente delle agenzie, eh, penso a Farabola, penso a Rotofoto, Publifoto, ecco eh, di cui naturalmente tutte le grandi imprese si sono oh, avvalse in, in quegli anni. Ehm, vengono chiamati eh, dipendenti di AM a eh, documentare tutta l'era della ricostruzione e del boom economico, in particolare due, Paolo Moreschi, che ho citato prima, e Adolfo Ferrari. Adesso alle immagini di cantiere, dove l'uomo è un, un piccolo strumento di misura o comunque funzionale a una, a una politica eh, di celebrazione o dell'impresa o nazionalistica, Uh, finalmente torna protagonista uh, il dipendente, l'uomo. Si affiancano quindi alle immagini cantiere scatti di vita quotidiana, che sono anche uh, l'espressione forte di una rinnovata concordia tra l'impresa e i suoi dipendenti. Ecco, in particolare abbiamo parlato di Paolo Moreschi. Eh, Paolo Moreschi nella slide successiva eh, documenta eh, tutte le politiche di welfare che eh, Tremelloni svilupperà a partire dal 1952 in particolare le colonie ma non solo, anche tutte le attività del dopolavoro eh, i grandi lavori per i piani quadrennali in Valtellina uno su tutti la costruzione della grande diga di Cancano 2 e della centrale di Premadio e tutto il piano di illuminazione che verrà posto in atto, verrà, ehm, verrà portato avanti e concluso intorno al 1956 che porterà l'elettricità. Fino, a le, fino in fondo alle periferie. Non, ehm, molte volte non ci rendiamo conto eh, l'impatto co che ha avuto eh, l'illuminazione eh, anche, nel, anche nelle nostre città e, e in molti casi eh, questa illuminazione ha raggiunto le aree più limitrofe del, della nostra metropoli solo in, in tempi molto più, più recenti. In questo caso, per esempio, arrivare alle periferie, dobbiamo arrivare fino al, al 1956. Ma soprattutto, oltre a Paolo Moreschi, è, eh, un altro nome di cui vorrei porre attenzione, Adolfo Ferrari. Adolfo Ferrari ad oggi è il più prolifico autore del patrimonio fotografico AM, eh, che ha un fondo di 19.000 immagini fotografiche. e Adolfo Ferrari è assolutamente uno sconosciuto, non, non è presente in nessun manuale eh, se non che è citato all'interno del nostro archivio. Lui è un dipendente di AM. Era un fotografo di altissimo valore. E non è stato solo fotografo, è stato anche cineoperatore e come cineoperatore si è potuto togliere lo sfizio di vincere il premio della critica al Festival del documentario di Cannes con un documentario come Costruzione di una condotta forzata. Quindi ci troviamo di fronte a un autore veramente di, di gran valore. E I temi da lui documentati naturalmente della la crescita di Milano, come vedete in questa bellissima immagine sulla, per la costruzione del, ecco del, del grattacielo Pirelli. quindi un archivio che naturalmente documenta in questo caso la manutenzione dell'illuminazione cittadina, ma che vi fa vedere come stava, come stava crescendo Milano durante il boom economico. E nella immagine successiva, naturalmente, abbiamo la, la presentazione di. Eh, di tutto quel mondo eh, che eh, era eh, presente in AM, magari eh, nascosto in, durante il ventennio dalla celebrazione dell'impresa, ma che era il motore effettivo dell'azienda, quindi il dipendente e la sua comunità in tutte le sue varianti. Eh, si parla dal dopolavoro, dalle attività sportive, all'attività all'interno dell'azienda, alle celebrazioni per i 50 anni dalla nascita di AM, alle colonie, come abbiamo visto già per, pa per Paolo Moreschi. Ma soprattutto, come vediamo nell'immagine successiva, si ha una nuova ehm, ha, eh, finalmente un'idea di una famiglia M, di una comunità allargata che prende non solamente il dipendente, ma i figli, i parenti, e in un certo senso il dipendente e anche l'utente. Quindi si amplia l'idea di, di azienda: diventa un'azienda di comunità, questo sia a Milano sia soprattutto poi in Valtellina. E questo si concretizzerà, e questo è fondamentale, in un documento eccezionale come il Kilowattora. Vedete nell'immagine anche successiva: il Kilowattora è l'ausorgan voluto da Roberto Tremelloni, e avrà una vita lunga, dal 52 all'81 un, un periodico eh, creato dal dipendente per il dipendente, in cui vengono riassunte tutte le attività dell'azienda. Eh, da un punto di vista aziendale, ma soprattutto si dà eh, immagine di quello che sta accadendo dentro e fuori la fabbrica, ecco, con un protagonista, l'uomo l'uomo in, in tutte le sue misure. Questo era naturalmente funzionale al piano di Roberto Tremelloni di Welfare per poter riportare l'uomo al centro di, di un piano che era pure industriale, ma che doveva però soddisfare alcune esigenze e dare alcuni, alcuni, soddisfare alcuni bisogni. Pensiamo eh, per esempio alle colonie e quindi alla possibilità dei dipendenti di poter mandare i ragazzi in, in vacanza in un momento in cui non se lo potevano permettere. Questa è una fase eh, importantissima, e proprio per il kilowattora lavora lo studio fotografico M, e quindi tutti le, gli studi che, che eh, tutte le campagne fotografiche che si svolgono in questo periodo vanno a, ehm, vanno a concretizzarsi poi nel, nell'ausorgano aziendale. Passiamo invece adesso alla, alla terza fase, una terza fase importantissima perché negli anni 80, vi ho detto prima, nel, nel 1981 AM si trasforma da elettrica diventa energetica perché assume il servizio gas precedentemente eh, tenuto dalla Montedison. Diventano molti servizi. E co cosa fa? Sente che sta cambiando, le, sta cambiando pelle, sta cambiando identità e quindi procede al recupero della memoria dell'impresa attraverso la pubblicazione di alcuni volumi storici, ma nel contempo promuove nuove grandi campagne fotografiche, ancora una volta, stavolta a, a firma di grandi firme del settore. Ecco, costituendo un fondo contemporaneo di circa 200, 2.400 scatti con opere di Gabriele Basilico, Gianni Galdini, Francesco Radino, Gian Pietro Agostini, Luigi Ghirri, Martin Parr e molti altri. Possiamo vedere nella serie successiva un po' un collage di queste immagini, cambiano completamente i temi, non è più solamente il dipendente M, non è più solamente celebrazione d'impresa, non è solamente lavoro di cantiere, ma adesso abbiamo Milano, abbiamo il territorio lombardo, abbiamo nuo tantissimi nuovi soggetti. Che incominciano a inserirsi all'interno dell'archivio. Ecco, abbiamo la progressiva deindustrializzazione dell della città, veramente un mondo nuovo. Un mondo nuovo. E nell'immagine successiva. Voglio portare la testimonianza ecco, di, eh, di queste pubblicazioni che avvengono, in parte alcune eh, pubblicazioni storiche, altre invece che eh, naturalmente sono frutto anche di queste campagne fotografiche. E prendendo, per esempio, eh, un, libro, un, un libro importantissimo come Fortezze, eccolo qua, grazie Maurizio: Fortezze Gotiche e Lune Elettriche che non è presente nella slide, ma proprio per farvi vedere come l'immagine eh, non era subordinata al testo, anzi eh, c'è un rapporto totalmente diverso, e voglio ricordare che siamo negli anni 80, certo abbiamo eh, già le grandi campagne fotografiche e i bellissimi lavori fatti per il touring, ma AM in questo momento è anche qui sulla soglia, diciamo così, del... del um, è sul pezzo sul, sul patrimonio fotografico, eh, promuovendo veramente delle, delle campagne fotografiche e dei volumi bellissimi. E in, questo, in questo momento, quindi, la fotografia, in cui non era, come ho detto prima, ancora considerato bene culturale. Ha un ruolo centrale di comunicazione eh, per l'azienda. In particolare volevo citarvi una campagna fotografica in particolare. Eh, nella slide successiva eh, possiamo vedere, per esempio, questa pubblicazione, Le invenzioni dello sguardo: cinque fotografi interpretano la notte a Milano. Ecco, quindi vengono chiamati eh, cinque grandi, grandi autori della fotografia contemporanea a documentare con la propria arte la notte milanese. E che abbiamo? Abbiamo naturalmente Gabriele Basilico, non stiamo nel precedente perché nel, nella slide precedente. Ecco, grazie. Ecco, nel, um, abbiamo Gabriele Basilico che documenta una notte monumentale immutabile attraverso dei luoghi simbolo come la stazione centrale o come i caselli d'Aziari. Abbiamo la, il dinamismo poetico, la, le vibrazioni di Francesco Radino. Abbiamo le luci eh, rivelatrici di, di, di Joel Meyerowitz e di Olivo Barbieri, e poi abbiamo la grande umanità traboccante di Martin Parr nella sua identificazione de, de, quasi della Milano da bere. Ecco. E, mh, e questo è un caso, uno dei tanti casi dei lavori che sono stati svolti negli anni Ottanta ma che è pienamente identificativo per farvi vedere come cambia il patrimonio e quali sono le varie declinazioni. Ecco, chi hanno, mh, quali sono stati mh, alcuni autori importanti in questo periodo? Naturalmente, nella, mh, come abbiamo visto nella slide eh, prima, ecco Gabriele Basilico, eh, che lavora su, su, con, per diverse commissioni, abbiamo ad, eh, di Gabriele Basilico anche numerose immagini a colori inedite, soprattutto del 1982 proprio per una nuova campagna di illuminazione, ma soprattutto di Gabriele Basilico abbiamo il racconto delle periferie. Abbiamo il racconto della Bovisa e di questa Milano monumentale. Un altro uh, autore importantissimo è, è naturalmente Gianni Berengo Cardin, eh, che in ben tre campagne porterà a, a valorizzazione un paesaggio meraviglioso come quello Valtellinese. E, come, e che discende poi pian piano nella Valle dell'Adda, quindi portando uh, anche qui, uh, testimoniando come è stata l'evoluzione industriale e, e locale di, alcune, mh, di alcuni mh, territori, eh, in particolare della Valle dell'Adda. Un altro autore importantissimo che c'è cioè, dopo è Francesco Radino, che è il più prolifico autore contemporaneo dell'archivio M, eh, con la descrizione minuziosa eh, dei, dei, dei macchinari, che lui definisce molto, in maniera molto ironica, con un physique du rôle, no? eh, che gli sorridono nel momento del, dello scatto, ma anche con le immagini di una Milano in, in evoluzione. E anche qui le, la testimonianza del lavoro del, dell'industrializzazione lungo il corso dell'Adda, con per esempio questa immagine bellissima che non è, un, non è un patrimonio M perché è la centrale Taccani. Ma eh, per far vedere qual è stato l'evoluzione eh, industriale lungo, lungo il, il corso dell'Adda, un altro autore. Eh, abbiamo già incontrato prima Martin Parr, naturalmente, un autore meraviglioso eh, che dà un senso forte, quasi, quasi buffo de, dell'umanità, trasformando quasi una grande metropoli in una festa di paese. Un altro autore, per chiudere la, il discorso sugli autori contemporanei, cito Luigi Bussolati. Cito Luigi Bussolati non solo perché in molti casi è pienamente identificato a livello iconografico come archivio M per il senso di luce che hanno le, le, le sue rappresentazioni, ma anche eh, perché Luigi, con le commissioni eh, a Luigi Bussolati nel 2003, le ultime commissioni a Luigi Bussolati nel 2003 si chiude. Un, questo, questa terza fase. Si chiude questa terza fase e se ne apre un'altra. Infatti, ehm, ehm, ecco, se ne apre un'altra, ehm, ecco, mi stavo dimenticando una cosa importantissima. Vi ho citato eh, il fondo contemporaneo, le nuove campagne, ma eh, non c'è solo AM in questo periodo, perché proprio contemporaneamente alla trasformazione in, in energetica, diventando multiservizi, AM, oltre a, a mettere il servizio gas a procedere alla metanizzazione del, del, eh, a procedere alla metanizzazione del territorio. Ma così c'è un patrimonio, un fondo fotografico unico che documenta l'evoluzione del gas, dell'industria del gas dall'Ottocento fino alla fine degli anni '70. Ecco, negli anni '80, questo fondo poi sarà integrato da ulteriori eh, campagne fotografiche ad opera di, di, di Basilico, eh, di Radino, di Bussolati. Questo ci tengo a dirlo perché eh, all'interno abbiamo anche grandissimi autori che abbiamo già incrociato prima, come Antonio Paoletti, Ragozzini e così via, perché eh, tra i tanti soggetti di questo fondo spicca naturalmente la, la ricchissima documentazione sull'Officina del Gas alla Bovisa, di cui abbiamo già dato più volte eh, valorizzazione attraverso mostre e, e eventi. Ecco. Mm, passiamo invece eh, quasi alla contemporaneità. Vi ho detto con Bussolati si chiude un'epoca, AM in quel momento diventa un grande gruppo industriale, si fonde con ASM, nasce il gruppo A2A, in quel momento nasce la fondazione e, e inizia una nuova storia. Una nuova storia. Eh, soprattutto eh, nel 2010, nel 2010 ehm, come vedete nella slide successiva... Ehm, ehm, AM, eh, la Fondazione, viene subito coinvolta in, in un progetto molto importante, quello delle celebrazioni eh, per i suoi 100 anni. Ecco, eh, vengono promossi diversi eventi, mostre, pubblicazioni, e questo ci ha dato la possibilità di studiare a lungo e esplorare l'intero patrimonio culturale, eh, in modo tale da poter poi programmare numerose iniziative. Tra queste. Che abbiamo portato avanti a partire dal 2013, c'è sicuramente una felice prassi espositiva inaugurata proprio con la presidenza Martinelli che ci ha permesso praticamente ogni anno di portare grandi mostre, oltre naturalmente al lavoro di ricerca e di studio che viene effettuato in archivio. Quindi nel 2013 abbiamo potuto presentare una mostra chiamata Luci nelle città, in cui abbiamo presentato i protagonisti dell'archivio, quindi i grandi fotografi, eh, con anche una sezione particolare dedicata a Gabriele Basilico che ha da poco scomparso, quindi in suo onore. Non solo, era presente anche un racconto della Milano e eliminata vi sto raccontando queste mostre per farvi vedere quali sono stati i tagli e come è possibile eh, modulare e, e intersecare questo, questo vasto patrimonio. Nel 2014, con la mostra dell'energia del lavoro, invece, abbiamo dato valorizzazione ai protagonisti dell'impresa, cioè ai dipendenti, e in questo caso vi erano due, eh, due eh, sezioni particolari della mostra: una era dedicata al lavoro sulle linee elettriche di trasmissione. Un lavoro molto particolare e molto potente da un punto di vista iconografico, come potete vedere anche dalla copertina della mostra, e una, invece, una bellissima sezione invece dedicata al lavoro delle donne in AM. Ricordiamoci che per una municipalizzata elettrica o del gas, comunque è sempre stata un'azienda eh, con un lavoro prettamente maschile, però con questa sezione abbiamo rivelato altro, abbiamo rivelato come era, fosse impossibile poter lavorare senza il supporto del, del lavoro delle donne all'interno di questa azienda, di cui erano il collante essenziale e in un certo, in un certo senso il motore inesoribile per tutta la parte di amministrazione. Nel 2015 in occasione dell'Expo abbiamo portato a valorizzazione eh, l'evoluzione idroelettrica in Valtellina e abbiamo voluto far vedere come è, è sempre stato sulla soglia tecnologica, grazie ai collegamenti che ha sempre avuto in, dall'inizio del Novecento con un'elite tecnico-scientifica, molto spesso di provenienza politecnico di Milano, e come ha portato nelle sue varie evoluzioni eh, a compimento eh, progetti arditi. Affidandosi prima a, naturalmente all'idroelettrico, quindi alle fonti rinnovabili, poi sperimentando con le centrali in caverna negli anni 30, arrivando poi ai primi progetti di teleriscaldamento e di efficienza energetica, addirittura negli anni 70-80. Mentre invece voglio soffermarmi un po' di più sulle eh, ultime mostre a partire da quella del 2016, le cattedrali dell'energia, dove abbiamo chiesto a un grande fotografo come Francesco Radino, che ha già vissuto le, la fase eh, degli anni 80, di, eh, di, di prendersi un carico molto importante, quello di ricollegare la tradizione iconografica di AM e riportarla in seno alla fondazione AM e A2A. Cosa gli abbiamo chiesto? Abbiamo chiesto di ritornare a documentare, quindi, i luoghi storici di AM col suo sguardo eh, oggi, e, ma, non solo, ma non solo: di andare a ehm, raccontare nuove storie, nuovi luoghi perché eh, adesso non stiamo più parlando della storia di M, ma stiamo parlando di un grande gruppo multiservizi che ehm, è situato non solamente in Lombardia, ma su tutto il territorio nazionale, e che nel corso del tempo ha eh, ereditato eh, nuovi impianti e nuove storie. Quindi Francesco Radino, oltre a documentare il i luoghi storici di M, ha documentato per esempio la centrale elettrica di Monfalcone, patrimonio ex Enel, come, per esempio, i bellissimi impianti idroelettrici della Calabria, opera della Società Meridionale di Elettricità, che oggi fanno parte del gruppo A2A, quindi ricollegando vari tasselli di un mosaico che pian piano si sta costruendo, che sarà la nuova parabola, la nuova storia di A2A. E tutto questo mostra naturalmente tutto in collegamento con il patrimonio, con, con le fotografie d'archivio. Mentre invece nel 2018, eh, come vedete nella, nella slide successiva, ehm, in contemporanea ai lavori che si sono svolti qui per l'adeguamento e rinnovo dei locali dell'archivio storico, abbiamo pensato di prenderci un impegno importante, quello di chiedere a due grandi fotografi come Marco Intorini e ancora Francesco Radino di documentare un momento essenziale di crescita della nostra città, quello degli scali ferroviari di Milano. Quindi è stato chiesto a uh, Marco Intorini di uh, um, uh, seguire gli scali dall'esterno e evidenziare le interconnessioni urbanistiche, architettoniche che appaiono oggi uh, attorno e invece a Francesco Radino di entrare all'interno di queste aree, di questo altro concluso. Uh, i, per poter ehm, documentare con la sua poetica vibrante quello che è lo stato attuale e quelle che sono, possono essere poi le prospettive, perché su questi scali naturalmente si gioca il futuro di Milano. E in questo modo noi abbiamo voluto creare una documentazione per, per il futuro, in modo tale che si possa vedere tra vent'anni se questa scommessa è stata vinta o no. Mentre invece, arrivando al, al contemporaneo, al proprio, a, è, è appena terminata questa domenica la tappa espositiva in Valtellina, presso il Museo Valtellinese di Storia e Arte, vi parlo invece del, dell'ultima mostra, la voce dell'Adda. Dell eh, naturalmente, mh, abbiamo creato questa mostra anche in occasione delle celebrazioni leonardesche, ma ha un significato fortissimo questa mostra, non, so, non solo perché è stata promossa nel momento in cui abbiamo riaperto gli archivi. Ma anche perché vuole mostrare come un archivio di impresa come il nostro sia espressione di uno o più territori. E quindi tra noi e Leonardo da Vinci abbiamo cercato un legame, e quel legame era certamente il fiume Adda. Fiume Adda che abbiamo documentato dalle sorgenti fino alla focia Cremona attraverso le immagini del nostro archivio. Eh, con immagini quindi che partono dai cantieri degli anni 20 fino ad arrivare addirittura alle nuove campagne fotografiche promosse da Fondazione M. In particolare, vi faccio vedere nell'immagine successiva abbiamo portato a valorizzazione anche con, promuovendo facendo vedere anche delle cartografie eh, d'epoca o eh, con rappresentazioni cartografiche attuali che danno la possibilità di, alle persone di poter visitare questo territorio e di poter viverlo in piena sostenibilità abbiamo preso l'occasione per poter portare a valorizzazione altri fondi meno conosciuti. Uno è sicuramente quello di Angelo Vismara, un fondo acquisito intorno, eh, proprio intorno al 2000 e un fondo che mh, è naturalmente di albumine, eh, di metà 800. Angelo Vismara è stato un pittore milanese che si è trasferito in Valtellina e che ha dato un luogo a... Documentazioni incredibili sulla la situazione valterinese in quegli anni. E in questo caso faccio solo vedere alcune immagini della strada dello Stelvio, naturalmente del, passaggio, eh, del famoso passaggio sopra Bormio, che porta poi verso la, il passo dello Stelvio, e, oppure del, della strada della Strada Regia che passava appena sotto il santuario della, di, di, eh, della Sassella. Non solo Angelo Vismara, eh, nell'immagine successiva ritroviamo ancora Antonio Paoletti. Anto perché ancora Antonio Paoletti? E cos'è questo fondo Noverino Faletti? Allora, Noverino Faletti è stato un grande dirigente d'impresa, non c'entra assolutamente niente con AM, eh, in orbita Edison. È in orbita Edison, quindi sulla parte della concorrenza. Eh, le immagini ehm, trattano, sono immagini, gran parte di questi album trattano impianti della società, per esempio, interregionale Cisalpina, che è una consociata alla Edison. E qual è il legame allora con M? Beh, ehm, qui dobbiamo ringraziare il figlio di Novellino Faletti, Pierfranco Faletti, per averci donato questo fondo fotografico e cartaceo perché all'interno di questo materiale è presente tantissima documentazione di impianti che oggi fanno parte del gruppo A2A e quindi ci danno la possibilità ancora una volta di poter raccontare nuove storie in nuovi luoghi. E in questo caso con un, con, con un fotografo ben conosciuto da noi come Antonio Poletti e con la documentazione di un impianto meraviglioso come quello del mese. Ehm, spero di essere riuscito in poco tempo a darvi un'idea di quali sono state le fasi di questo archivio eh, spero che ci siano eh, delle domande o, dei, o delle richieste di approfondimenti in ogni caso ci potete contattare sia via e-social sia all'indirizzo sull mail fondazionem a2a.eu e, e siamo a disposizione per qualsiasi vostra richiesta Se non, ci sono, se, non ci sono domande, se non ci sono domande, vi ringrazio, ringrazio dell'attenzione e vi invito a seguire tutte le altre belle iniziative della settimana Archivi aperti, perché potete scoprire in questo modo veramente tantissimi mondi. Grazie e a presto.